lo ricordate chi è stato Domenico Siniscalco? Domenico Siniscalco è stato il ministro dell'economia per alcuni anni in Italia. Poi per problemi politici ha lasciato, però è stato anche il mio professore di macroeconomia e devo dire che è stato il miglior professore che io abbia mai avuto. Due caratteristiche: grandissima competenza e grandissima facilità nello spiegare argomenti complessi in maniera molto semplice. E grazie a lui che ho imparato, almeno spero, a ragionare, a capire realmente come funziona la macroeconomia. Oggi cercherò in maniera altrettanto semplice, mi auguro, scrivetemi se è così o come posso altrimenti migliorare, in maniera semplice che cosa è successo ieri a livello macro e che cosa potrebbe succedere anche sui mercati, quindi macro e risvolti sui mercati. Allora, ieri abbiamo avuto la Federal Reserve e il FOMC, dove ci sono stati di fatto una conferma di quello che ormai si dice da tanto tempo, ossia quello che la Federal Reserve ha deciso un piano di rialzo dei tassi costante. Nel dettaglio, tre rialzi quest'anno, tre rialzi nel 2018, tre rialzi nel 2019. Possono sembrare esagerati, possono non sembrare esagerati. Qui noi stiamo analizzando la realtà. Sembravano impossibili, quest'anno ne hanno già fatti due, a dicembre probabilmente faranno il terzo. Quindi direi che sono abbastanza credibili. Anche perché tanto alla fine loro cosa fanno? Scelgono i dati che più gli interessano e dicono: noi stiamo guardando questi, gli altri non li guardiamo. Per esempio, ieri è uscito il dato dell'inflazione non molto bello, loro dicono: noi guardiamo l'occupazione, tanti saluti, i tassi li alziamo lo stesso. Questo che cosa ci dice? Ci dice che la Federal Reserve ha un piano ben preciso, che non gliene frega granché dei dati, ha un obiettivo, quello della normalizzazione della politica monetaria, probabilmente perché in futuro avrà una grande necessità di ritagliare i tassi. Quindi se velocemente non si riporta in una situazione di agio, in futuro non avrà strumenti. Questo è l'obiettivo. Secondo modo per raggiungere questo obiettivo è quello della riduzione, del budget federale. Ossia, fino ad oggi la Federal Reserve che cosa ha fatto? Ha comprato lei stessa per fare il quantitative easing, come ha fatto? Comprava lei stessa, emetteva e comprava lei stessa treasury, reinvestiva ogni volta tutti i dividendi che percepiva in altri treasury, insomma questo bilancio della Federal Reserve è diventato enorme. La Federal Reserve ha detto: adesso basta, noi non compriamo più treasury, o comunque la tendenza è a scendere, secondo un piano prestabilito, che è un piano abbastanza impegnativo, che ha un importo che può essere modificato a livello trimestrale. Quindi trimestralmente, a seconda di come va l'economia, a seconda di come vanno tutta una serie di dinamiche, può scegliere di aumentare questo piano di acquisto dei treasury. Questa politica, quindi, è una politica assolutamente restrittiva, e questo è un dato oggettivo. Attenzione a fare una importante distinzione tra come vanno i prezzi e come è la politica, quindi la macroeconomia con i prezzi. A dimostrazione di questo ci viene in aiuto Warren Buffett. Warren Buffett è diventato famoso perché ha detto: attenzione, guardate che i prezzi non sempre, diciamo, rispecchiano nel giusto timing quello che è le basi dell'economia, perché a volte i prezzi si muovono non in maniera perfetta, ma semplicemente non su base fondamentale, ma vengono contagiati da speculazione, da idee, da tutta una serie di fattori. Però, lui dice: guardate i fondamentali, che per un'azienda possono essere il bilancio, o come in questo caso qui può essere la macroeconomia. Alla fine poi i prezzi, finita la speculazione, finito il movimento esogeno, si vanno poi sempre a riallineare. Quindi in una situazione come questa è abbastanza chiaro, è abbastanza evidente che anche se al momento il dollaro è svalutato, e lo vediamo per esempio anche nel cambio euro-dollaro, dove si trova su dei livelli abbastanza elevati, che magari non era ipotizzabile che si potesse arrivare fino a questi livelli, ma nel medio-lungo termine il dollaro non potrà fare altro che rafforzarsi. E vi riporto anche un'interessante intervista che è stata fatta in Cina, nel quale si intervistava il primo ministro dell'economia cinese, chiedendogli: ma come mai avete in questo periodo lavorato così tanto sul cambio renminbi-dollaro? Il primo ministro cinese, che è una persona estremamente intelligente, vi consiglio di andarlo a seguire, di leggerlo, ha detto: siccome noi siamo certi che la Federal Reserve aumenterà i tassi e che il dollaro si rafforzerà tantissimo, e quindi
potremmo andare in difficoltà, noi anticipiamo i tempi, cioè sfruttiamo questa debolezza del dollaro per crearci le basi, di modo che quando poi il dollaro si rafforzerà, oggi il cambio è talmente sbilanciato dall'altra parte che anche se il dollaro diventasse fortissimo, di fatto noi ci verremo a trovare in una situazione di certo di normalità. Quindi che cosa succede? Un'esplicazione potrebbe essere che il mercato ha dato una forte svalutazione del dollaro, perché se non ci fosse stata questa forte svalutazione, tenuto conto delle fortissime politiche restrittive che sta adottando la Federal Reserve, probabilmente avremmo visto un euro-dollaro a 0,5. Siccome questo non era possibile, ma dall'altra parte c'era la necessità da parte della Federal Reserve di dover fare queste politiche, probabilmente la speculazione, la manipolazione dei prezzi ha fatto sì che il dollaro dovesse salire, dovesse indebolirsi, ma nella realtà dei fatti è abbastanza evidente dal punto di vista macro, e questo è inconfutabile, indipendentemente dal movimento del singolo giorno che è irrilevante. La tendenza è una tendenza a una restrizione economica pesante. Stiamo parlando di 1, 3, 6, di 7 rialzi dei tassi con riduzione del bilancio della Federal Reserve. È una manovra restrittiva veramente molto, 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 molto forte, che non può portare altro che a un'impennata del rialzo dei tassi. E quando i tassi saranno sul massimo, che cosa succederà? Succederà che il mercato americano non potrà altro che crollare. Perché? Perché comincerà di nuovo a crollare il mercato immobiliare, perché i mutui saliranno, perché ci sarà meno liquidità in circolazione, perché i prezzi dei mercati azionari sono altissimi e perché la volatilità sta scrivendo oggi una storia, cioè si trova su dei minimi storici continuativi che sta segnando oggi, cioè si trova su dei valori che sono al di sotto dei 10, che negli ultimi, mi sembra gli ultimi anni, per 7 volte adesso abbiamo disegnato questi minimi. Quindi stiamo scrivendo il minimo di volatilità, massimo dei prezzi, contrazione economica. È solo una questione di timing, è solo una questione, ma la direzione è presa. Quindi il mio obiettivo è stato quello di raccontarvi un po' quello che è successo a livello macro e quello che potrebbe succedere in futuro. Attenzione al focus, lasciamo perdere, quindi non perdiamo di attenzione guardando costantemente l'oscillazione del prezzo tutti i giorni, cosa ha fatto il dollaro oggi, cosa hanno fatto il dollaro domani. Nel medio e lungo termine il dollaro non può fare altro che rafforzarsi. Perché? Perché gli Stati Uniti sono l'unico paese al mondo che sta adottando una politica restrittiva. In tutti gli altri casi, ne ho testimonianza anche Draghi con l'ultimo intervento della BCE, hanno una politica che è diametralmente opposta. Quindi o prima o dopo la speculazione deve mollare, e noi dovremo vedere un dollaro che sarà forte contro tutti. Per ciò che concerne invece il mercato obbligazionario, qui la situazione è un po' più complessa, perché tecnicamente il mercato obbligazionario dovrebbe scendere, quindi il prezzo dei treasury dovrebbe scendere, il rendimento dovrebbe salire, a patto che non succeda un impeachment Trump, che adesso è stato indagato. Se questa situazione dovesse esplodere, e il mercato di questo è molto preoccupato, perché ieri con una dichiarazione come quella che c'è stata, se non ci fosse stato il casino Trump, i prezzi di Treasury sarebbero crollati, invece i prezzi di Treasury sono saliti dell'1%. E questo è un segnale veramente molto inquietante, perché è come dire c'è un incendio, io vedo l'incendio, ci butto dell'acqua sopra e invece di spegnerlo questo incendio diventa 3 volte più grande. Questo è quello che è successo ieri. Quindi, piccola panoramica macro, due spunti di riflessione su quello che è successo sui mercati, quindi dal punto di vista pratico, e una direzione chiara, rafforzamento del dollaro tassativo, non ci sono altre possibilità in merito, a mio avviso. Spero di essere stato chiaro, scrivetemi sotto i vostri commenti se ci sono cose non chiare, cose che non avete capito e basta, direi basta così, ci possiamo aggiornare al prossimo video. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti, ciao ciao ciao!